Il Napoli, i suoi tifosi, la terra d'Abruzzo, grandi protagonisti del calcio d'agosto, col club partenopeo che nel ritiro di Castel di Sangro si allena col popolo azzurro al suo fianco. Spalti non più desolatamente vuoti, ma finalmente con presenza di pubblico, primo caso dopo il lungo lockdown. I tifosi infatti possono assistere agli allenamenti e alle due amichevoli in programma, seguendo però il protocollo imposto dal Napoli, che prevede distanziamento sociale, la misurazione delle temperature, la prenotazione dei biglietti per allenamenti e partite. Mille le presenze sinora consentite sugli spalti del Patini, ma con un possibile aumento della capienza, col governatore d'Abruzzo Marsilio che apre le porte a un possibile raddoppio. Io credo che l'ordinanza che abbiamo già fatto per la perdonanza consente già, per analogia, di poter fare lo stesso lavoro qui. Sono quindi gli organizzatori che devono e possono valutare se ci sono accessi separati e se ci sono le capienze giuste di poter organizzare l'afflusso in maniera diversificata e nel rispetto della sicurezza poter quindi ampliare il pubblico. La Regione comunque assisterà a questo percorso sia nel rapporto con la Prefettura e se nel caso ci fosse anche, come dire, un aspetto giuridico insuperabile, a valutare anche la possibilità di agire con un'ordinanza. Ma io ritengo che l'ordinanza che abbiamo già firmato apre la strada e consente di poterlo fare anche qui e di poter consentire un maggior numero di spettatori anche per qui a Castel di Sangro. Napoli, che nella prima settimana di ritiro affronterà venerdì 28 agosto alle 17:30 in un triangolare L'Aquila e Castel di Sangro, mentre il ritiro precampionato si chiuderà con la partita tra Napoli e Teramo in campo venerdì 4 settembre alle 17. Il via della stagione di Serie A 2020-2021 è fissato al 19 settembre. È certo però che il campionato ripartirà a porte chiuse e per una parziale riapertura bisognerà attendere almeno ottobre. Il presidente De Laurentiis chiarisce il suo pensiero nel delicato momento che il movimento calcistico si trova a vivere. Io mi sono molto adirato con i miei colleghi, sono riuscito a ottenere solo una settimana in più. Io avevo detto, e mi fa piacere che Gravina la pensasse come me, che non si doveva partire prima di ottobre, perché al rientro si sarebbe modulata tutta la possibilità di combattere o non combattere il Covid, che noi non lo sappiamo ancora. Come ci muoveremo? Da regione a regione ripartiranno certi focolai? Secondo me qui non ci ha capito niente nessuno. Invece no, abbiamo riempito le discoteche, abbiamo fatto il focolai più grande è diventata la Costa Smeralda in Sardegna, cioè roba da pazzi. È inutile che facciamo chiacchiere. E qui dicono che riparta il circo, che riparta la musica. Ma non è così. Perché dietro, ripeto, ci sono 4 miliardi di debiti delle squadre di calcio italiane per la stagione 2019-2020, che abbiamo appena concluso. Tutto questo mentre il Napoli oggi ha svolto il suo quinto allenamento a Castel di Sangro col primo gol messo a segno nella partitella in famiglia dall'attaccante Osimhenes ex Lilla, il colpo più oneroso della storia azzurra, 50 milioni a Lille con l'inserimento di Karnezis e del giovane Manzi che con percorso inverso giocheranno in Francia. Questo il primo gol con la maglia azzurra del bomber 21enne Telemax Cera.